Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di vertigini e lo faremo insieme al professor Giampiero Neri, che è collegato con noi dall'Università Chieti Pescara. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Professore, quindi, che cosa sono le vertigini? Ma io direi che più che la vertigine direi dell'equilibrio. L'equilibrio è la nostra capacità di reagire prontamente ed efficacemente alle perturbazioni del nostro corpo. Quando eravamo ragazzi a scuola ci hanno sempre insegnato che l'organo delle vertigini è l'orecchio. In realtà l'orecchio è uno degli organi che contribuisce al nostro equilibrio. L'occhio è uno degli altri organi, l'occhio ci dà informazioni, il target visivo, ci dice dove dobbiamo recarci, ci fa calcolare la distanza tra la nostra testa e l'obiettivo che ci siamo posti. Poi c'è il sistema vestibolare, appunto quindi l'orecchio, che ci dice invece in quale direzione, in quale velocità ci stiamo muovendo verso quell'obiettivo. E poi c'è il terzo sistema, quello propriocettivo, cioè i muscoli, le articolazioni, che ci permettono di arrivare materialmente all'obiettivo. Diciamo che quando uno qualsiasi di questi elementi, e in particolare quando l'orecchio ha dei danni, riceve dei danni e quindi ha dei problemi, ovviamente si può avere la vertigine, che è la rappresentazione peggiore, diciamo, dei disturbi dell'equilibrio. È un sintomo, quindi. In realtà la vertigine non è una malattia, ma è il sintomo di una malattia. Ed è un sintomo che però interferisce molto pesantemente sulle capacità relazionali del soggetto, quindi non soltanto sulla stabilità del corpo, ma anche sulla stabilità psichica. Pensi che è stato diciamo visto che l'atteggiamento psicologico di un paziente che ha una vertigine rotatore, quindi una vertigine periferica, è identico a quello di un paziente che ha subito un terremoto. Bene, professore, quindi abbiamo visto come le vertigini non sono una malattia, ma è il sintomo, la vertigine è il sintomo. Ma queste vertigini, professore, da che cosa sono causate? Qual è la causa o le cause? Diciamo, le cause sono molteplici, vanno da disturbi neurologici, e in questi casi sono di solito vertigini centrali e sono le meno frequenti, oppure disturbi vascolari, per esempio, specialmente dell'anziano, disturbi visivi, quindi evidentemente, ma nella stragrande maggioranza dei casi le vertigini proprio dipendono da disordini vestibolari, cioè dall'orecchio interno. Il 30%, 30-35% dei casi che dipendono dall'orecchio interno sono legate alle cosiddette vertigini posizionali, che sono delle vertigini che sono scatenate da una determinata posizione che la testa assume nello spazio. Tipicamente sono quelle vertigini che accadono a letto, durante la notte, ci si sveglia durante la notte per questa vertigine improvvisa. Il paziente viene proiettato dentro una lavatrice, vede che tutto quanto il mondo ruota intorno a sé e si hanno anche sintomi neurovegetativi come la nausea, il vomito, sudore freddo, tachicardia, una sensazione di malessere generale, di morte imminente addirittura. Quindi è una sensazione terribile che determina un atteggiamento psicologico, come dicevamo prima, molto, molto problematico. Questo ovviamente, siccome il paziente però sa, si rende conto che si rende conto del problema, si rende conto che alcune posizioni generano questa vertigine, adotta delle strategie, per esempio irrigidisce il collo, si adotta delle certe posizioni nel decubito, utilizza il bastone. Il fatto che però questi pazienti adottino queste strategie, diciamo, compensatorie, può portare a una instabilità persistente, che a volte è peggiore della stessa vertigine. Nonostante, diciamo, la causa non sia del tutto nota, noi sappiamo come valutarli questi pazienti, ma non sappiamo il perché avvenga la vertigine parossistica posizionale. Sappiamo che esistono questi corpi liberi all'interno dell'orecchio che si muovono a seconda delle posizioni, però perché si distacchino questi corpi non è dato saperlo.
per cui noi possiamo fare una diagnosi attraverso delle manovre posizionali. Prendiamo il paziente, lo adagiamo sul letto e osserviamo il movimento degli occhi. Il movimento degli occhi ci dice qual è il canale interessato e come dovremmo fare, e ci suggerisce come dovremmo fare per risolvere il problema. Il problema vero della vertigine parossistica però non è tanto la diagnosi o il trattamento, che sono molto semplici. Il problema è che una vertigine parossistica può essere di natura vascolare. Un paziente che ha avuto una vertigine acuta, anche una vertigine parossistica, corre il rischio di avere dalle 24 ore successive ai 6 mesi successivi un infarto di miocardio o un ictus ischemico, per cui deve essere un paziente molto ben considerato, la valutazione si è fatta da un personale qualificato, da uno specialista qualificato. Quindi, professore, lei ci ha detto come questi pazienti, per compensare, assumano delle posizioni spesso incorrette con la testa. Quindi la cervicale, ne viene compromessa da questo? Allora, molti pazienti arrivano da noi con una diagnosi già fatta da loro stessi, ovviamente, autoinferta, autoinflitta. Arrivano da noi e dicono: dottore, io ho la vertigine e perché ho la cervicale? In realtà questo non è affatto vero. È un luogo comune che bisognerebbe sfatare in qualche modo. La cervicale esistono dei problemi di stabilità legati alla cervicale, ma non sono vertigini, non si ha mai la sensazione di rotazione che si ha durante una vertigine. Il paziente che ha un problema di tipo cervicale è un paziente che ha un'instabilità leggera, che ha la sensazione di camminare su un terreno non perfettamente piano, un po' accidentato, addirittura di camminare, riferiscono molti pazienti, di camminare sulle nuvole addirittura. Sono pazienti che hanno ovviamente dei dolori cervicali, ma non hanno mai questo atteggiamento, diciamo, di rotazione dell'ambiente che li circonda. E poi la terapia in questi casi è abbastanza semplice, si tratta di fare massaggi, si tratta di fare fisioterapia e anche qualche terapia farmacologica. Molti pazienti Dottore, sono venuti da noi con questo problema da anni, e dopo la visita vestibulare in realtà avevano delle vertigini parossistiche, trattati, sono guariti. professore, anche perché nel momento in cui si fanno queste manovre, vengono fatte dal medico queste manovre, le vertigini quasi subito si avverte la sensazione di sollievo, no? Sì, diciamo che il trattamento per la vertigine posizionale ormai è ben codificato, molto facile da fare, purché ovviamente la diagnosi sia precisa. Si tratta di manovre che permettono della fuoriuscita di questi corpi mobili che si chiamano otoliti dai canali semicircolari, e questi corpi mobili vengono depositati in aree in cui non scatenano il reflesso vestibolo oculomotore. C'è da dire però che bisogna anche distinguere la vertigine parossistica da altri tipi di malattie, per esempio dalla vertigine emicranica. Diciamo che la seconda causa più importante di vertigine è proprio l'emicrania, che sembrerebbe strano che l'emicrania possa portare a vertigine. In realtà, che cos'è l'emicrania? L'emicrania, molto semplicemente, è un cortocircuito bioelettrico che attraversa la corteccia cerebrale. Per cui laddove questo cortocircuito interferisce su aree specifiche, può determinare per esempio l'afasia, nel caso in cui colpisca il centro della parola, può determinare la paralisi di alcuni arti, per esempio della mano, tipicamente della mano se arriva sull'area della motoria. Così come può determinare una vertigine vestibolare e quindi una vertigine rotatoria, una vertigine vera, se arriva nelle aree vestibolari. Diciamo, è una patologia molto frequente del sesso femminile, per esempio, che notoriamente è spesso diciamo, caratterizzata dall'emicrania. E quando il disturbo emicranico scompare, scompare anche la vertigine. La difficoltà diagnostica dov'è? Risiede nel fatto soprattutto che alcuni pazienti non danno peso
all'emicrania, o meglio, considerano l'emicrania come un fatto pressoché normale perché non l'hanno avuto per tanto tempo. Anzi, addirittura ci sono dei pazienti che hanno avuto l'emicrania per tutta la vita, poi improvvisamente, dopo la menopausa, cominciano ad avere delle vertigini. E queste vertigini sono vertigini emicraniche. Ripeto, è la seconda causa di vertigine vera. Infine vorrei dare un ultimo, diciamo, tassello, che è la vertigine posizionale, sì, ma percettiva. Sono pazienti che hanno avuto un vissuto psicologico molto importante, che sono pazienti ansiosi. Sono pazienti che magari hanno avuto delle vertigini parossistiche e l'ansia, insieme alle vertigini parossistiche o a delle malattie vertiginose ricorrenti, li fa entrare in un cortocircuito, li fa entrare in un circolo vizioso dal quale difficilmente riescono ad uscire. Non hanno una vertigine vera, ma hanno un atteggiamento psicologico, una percezione della loro stabilità alterata. E questi sono i pazienti più difficili da trattare, perché molto spesso il paziente non ha, come dire, la voglia di essere etichettato come paziente ansioso. Bisogna essere anche un pochino psicologi per affrontare questo tipo di problema, ma una terapia farmacologica assolutamente risolve brillantemente il problema. Professore, e per quanto riguarda la malattia di Menière, cosa ci può dire? La malattia di Menière è una delle più importanti patologie dell'orecchio interno, è caratterizzata da ipoacusia ingravescente, vertigini destruenti, è una malattia molto disabilitante per il paziente. Quello che vorrei dire è che nella nostra attività di ricerca abbiamo osservato che molti pazienti hanno dei disordini venosi endocranici e forse siamo a una svolta nella diagnostica e nella eziopatogenesi. Diciamo una cosa ai pazienti menierici, non vi preoccupate perché sicuramente la terapia e la vertigine possono essere sconfitte. Grazie professore per aver contribuito alla nostra trasmissione e per aver rassicurato tutte le persone che soffrono di vertigini. Grazie ancora professore. Grazie a voi e ai telespettatori. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.